Nel corso della storia, le battaglie di Crash con il dottor Neocortex sono cambiate molto. Alcune di esse sono state caratterizzate da spettacolari incontri, mentre altre da deludenti dispute. In tutte le loro battaglie, una di esse è senza dubbio migliore delle altre. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io, come sempre, sono DaniQ94 del Crash Bandicoot Zone. Prima di iniziare vorrei dirvi che questa top è una top prettamente personale e anzi vi invito a commentare qui sotto la vostra personalissima top, se siete d'accordo o meno con la mia e soprattutto di instaurare una bella discussione. Questa top comprenderà ogni gioco di Crash, compresi quindi i giochi su cellulare e le versioni alternative dei giochi su console, quindi usciti su portatile. Detto questo, iniziamo. Numero 17, Crash of the Titans per Game Boy Advance. La battaglia finale contro Cortex è, purtroppo, come tutte le altre del gioco, un continuo dare pugni a destra e a manca fino a quando non puoi prendere il controllo del boss e mandarlo contro altri scagnozzi, tra i quali i vecchi boss. Qui almeno effettivamente picchi Cortex, ma è qualitativamente una boss battle scialba e per nulla memorabile. Numero 16, Crash on the Run. La boss battle di Cortex di Crash on the Run è, come ci si aspetterebbe da un gioco Endless Runner su cellulari, non tanto differente dalle altre. Cortex spara sfere laser dalla sua pistola e raggi, sempre laser, dalla sua piattaforma volante. Ma tolte queste due cose è una boss battle comune nel gioco. E per essere il cattivo principale della storia di Crash on the Run è un po' un peccato. Numero 15, Crash of the Titans su Nintendo DS. La boss battle finale di Titans per DS è peculiare. Che tu finisca il gioco alla massima percentuale oppure no, il protagonista con cui affronterai Cortex è differente. Che sia Nina o Crash ad affrontare il nostro acerrimo nemico, la boss battle sarà pressappoco quella di un grosso granchio robot comandato da Neo che utilizzerà degli attacchi laser e le sue braccia robotiche. Epic al punto giusto per una battaglia finale. È anche vero che rispetto alle boss battle precedenti di Titans per DS, questa qui sia un poco sottotono e meno originale con le dovute virgolette. Soprattutto perché, nella versione di Crash, non è poi tanto dissimile da quelle che puoi affrontare nella versione console di Crash of the Titans. Numero 14, Crash Mind Over Mutant per Nintendo DS. E proprio perché si mena il Dottor Cortex, entra in gioco anche la boss battle finale di Mind Over Mutant per Nintendo DS. Qui affrontiamo una bestia di tutt'altro livello, ovvero il mutante Chimera, che ci farà rimpiangere di aver giocato questo titolo. Non solo è OP da far paura, ma questo boss è in grado di ricaricare la sua vita. Proprio mentre sta riprendendosi, infatti, apparirà Cortex nell'arena e Crash potrà pestarlo come più gli aggrada. Non è una boss battle memorabile per i giusti motivi. Come già detto, è una battaglia frustrante e se non hai con te i mutanti giusti o la skin indicata, diventerà davvero un inferno. Numero 13, Crash of the Titans per cellulari Java. La versione Java di Crash of the Titans presenta due boss battle di Cortex. Ed entrambe entrano a pari merito in questa posizione. La prima boss battle è prettamente introduttiva e mostra le quattro maschere dell'arcipelago che, in questa versione, sono il MacGuffin della trama. Infatti, bisogna crashare il robot di Cortex e portarlo verso una delle quattro maschere che a rotazione attaccheranno il dottore. L'altra boss battle, quella finale, consiste nel crashare i pugni di un altro robot e portarli a colpire la testa, ovvero il quartier generale dell'intero corpo meccanico comandato da Cortex. Sono boss tutto sommato facili, ma che vengono facilmente ricordati per la loro particolarità. Numero 12, Crash 4, parte 1. La prima boss battle di Cortex in Crash 4 è una prova di abilità vera e propria con Kupuna Wa, la maschera del tempo. Cortex ci lancerà contro diverse trappole e noi dovremo superarle con il giusto tempismo. In generale le boss battle di Crash 4 sono abbastanza memorabili, ma, a differenza del resto dei livelli, sono molto facili. Questa boss battle è divertente, ma è quasi di secondo piano rispetto a quella finale. Numero 11, Crash l'ira di Cortex. Il passaggio di Crash Bandicoot su PS2, Xbox e GameCube è stato piuttosto impacciato e la boss battle finale non è tanto diversa. Mentre Cortex viene attaccato solo alla fine,
non è lui il vero nemico attivo. Invece, è il buffo doppelganger Crunch che salta sui pulsanti per sparare attacchi elementali che Crash dovrà schivare. Una lotta con Cortex dovrebbe riguardare Cortex, e alla fine questo boss finale è più una sfida di sopravvivenza organizzata da Crunch. È un lungo e lento livello che non sembra proprio la resa dei conti conclusiva che dovrebbe essere. Numero 10. Crash Bandicoot Fusion. Questo crossover con la serie di Spyro the Dragon si distingue soprattutto per il fatto di avere non solo Cortex a pilotare un'astronave armata, ma anche il cattivo Ripto come copilota. Il combattimento è eccezionalmente veloce, con voi che pilotate il vostro piccolo UFO mentre sparate laser contro di loro. Il combattimento dura letteralmente un minuto, perché bisogna battere il boss prima che scada il timer dei 60 secondi. Per qualcosa che potrebbe essere molto divertente, questo combattimento boss è certamente il meno stimolante. Si combatte almeno contro Cortex, quindi eclissa l'ira di Cortex in questo senso. Purtroppo questo si presenta più come un minigioco che come una vera e propria prova di abilità, e semplicemente ti fa perdere tempo. Numero 9. Crash Bandicoot. L'originale Crash Bandicoot è gravemente carente in termini di un grande boss finale, in quanto il primo confronto con Cortex prevede di schivare la sua pistola laser mentre si sta in piedi in cima a un dirigibile. Una volta che gli avrete fatto roteare un po' di laser, cadrà dal suo hoverboard e Tauna verrà salvata. È bello da vedere con il castello di Cortex che brucia sullo sfondo, e ancora più bello con la grafica aggiornata di Crash Bandicoot Ensign Trilogy, ma la lotta stessa è più che noiosa. Per uno scienziato malvagio, Cortex sta facendo ben poco per mostrare il suo genio e la sua bravura. Per fortuna, da allora quasi tutti i sequel sono migliorati enormemente. Numero 8. Crash of the Titans per console. Simile all'ira di Cortex, la battaglia boss in Crash of the Titans è resa meno interessante dal fatto di dover combattere contro un tirapiedi. In questo caso, però, la creatura che si combatte è un bizzarro ibrido mutante, con un raggio laser chiamato polipastro, di cui, alla fine, si prende il controllo. Ciò che rende questo combattimento più piacevole, però, è che si arriva ad attaccare Cortex con un po' più di fantasia. Una volta che si prende il controllo del polipastro, infatti, si può immediatamente iniziare a distruggere l'ambiente fino a far cadere il terreno da sotto i piedi di Cortex. Sarebbe più bello affrontare il dottore stesso per tutto il tragitto, ma almeno si arriva a colpirlo duramente. Numero 7. Crash Bandicoot XS. L'originale avventura di Crash Bandicoot su Game Boy Advance è accompagnata da un combattimento contro il boss in due fasi che è sorprendentemente coinvolgente. La prima parte prevede di schivare i laser di Cortex fino a quando non spara contro un trio di gemme. Oltre a questo, però, c'è una seconda lotta segreta contro il boss in cui si deve scappare da una versione mostruosa di Cortex, che si fonde con gli altri boss del gioco, ovvero Megamix. Questa lotta è essenzialmente una versione superiore dell'originale Crash Bandicoot. Potrebbe essere una maratona di sopravvivenza più che una battaglia, e la prima sezione è ancora un po' noiosa, onestamente. Ma avere un livello platform completo per la seconda parte segreta è infinitamente più divertente che schivare un laser per diversi minuti. Numero 6. Crash Bandicoot 4, parte 2. La boss battle finale di Crash 4 ci vede combattere Cortex poco prima della intro di Crash Bandicoot 1. E già questo setting rende tutto abbastanza epico. Ci richiederà sforzi non di poco conto, usando anche le maschere. Persino il dottore le userà contro di noi. Sarebbe probabilmente nei primi posti, se non ci fossero altre battaglie che, per me, sono ancora più memorabili. Numero 5. Crash Bandicoot e l'isola mutante. Sorprendentemente, la battaglia boss contro Cortex in Crash Bandicoot Mutant Island ha un impatto parecchio mastodontico e divertente rispetto ad alcune avventure su console. Inizialmente si evitano gli attacchi del robot gigante, per poi iniziare a salire sul corpo metallico. Una volta raggiunta la parte superiore del robot, bisogna solleticare diverse parti del corpo per far perdere il senno a Cortex e al robot stesso. Una battaglia boss molto sempliciotta, ma al contempo molto originale e divertente. Numero 4. Crash Bandicoot 2. La lotta tra Crash e Cortex in questo gioco è una bizzarra eccezione, utilizzando la meccanica del jetpack che si utilizza solo in altri due livelli. Si corre per raggiungere Cortex per poi attaccarlo, fino a quando non si schianta e cade a terra, schivando asteroidi nel tragitto. Non è una boss battle complicata, ma è una boss battle efficace. Il percorso ostacoli che percorri ti manda attraverso uno splendido campo stellato, ed il jetpack è uno degli espedienti più divertenti della serie, nonché uno dei più complicati. È abbastanza diverso dal resto del gioco per differenziarsi, ed è un modo molto soddisfacente per finire l'avventura.
Numero 3. Crash e il dominio sui mutanti. Molto simile a Crash XS, Crash e il dominio sui mutanti mostra un'altra lotta contro un Cortex mutato, ma questa volta con muscoli titanici, nati bevendo un cocktail chimico di embrio. La lotta fa vedere un Cortex rodeare in modo aggressivo, che batte i pugni nel terreno e che alla fine verrà crashato da Crash per colpire diversi tirapiedi più piccoli. Non è una sfida eccezionale, ma è certamente una lotta più soddisfacente e memorabile di molti scontri con Cortex. È reso strano dalle singolari scene animate in 2D che lo circondano, che parodizzano in questo caso Dragon Ball, ma per il resto è un combattimento finale del tutto accettabile. Numero 2. Crash to Insanity. Crash to Insanity non è uno dei migliori giochi di Crash Bandicoot secondo molti, ma la sua lotta con Cortex si distingue dagli altri giochi per essere il primo boss che affronti. Meccanicamente è relativamente semplice, respingendo pallottole di laser incandescente verso Cortex e poi, subito dopo, contro un gigantesco robot pilotato da Engine, ovvero Mecha Bandicoot. Stilisticamente, però, è sorprendentemente piacevole. Il trucco di questa lotta è che Cortex ha riportato tutti gli altri cattivi a coalizzarsi contro Crash, e lo porta a fare battute e a mantenere un tono più comico rispetto alle lotte troppo serie in cui si svolgono le altre battaglie dei boss. Mette l'intrattenimento al di sopra della difficoltà e rende la battaglia molto più spensierata e memorabile. E al primo posto troviamo Crash Bandicoot 3 Warped. L'ultimo platform di Crash Bandicoot sull'originale PlayStation ha sicuramente il combattimento più determinante con Cortex, mentre Aku Aku si scontra con la sua controparte malvagia Uga Uga. Mentre loro girano e sparano i laser da schivare, Cortex lancia le mine e usa una pistola laser per ucciderti, fino a quando non lo butti giù da un buco nel pavimento. Questa battaglia boss ha il tipo di eccitazione che manca a tutti i boss precedenti. Cortex ha più mosse in questa battaglia che in quasi tutti gli altri incontri, e le maschere che combattono nell'arena forniscono un ostacolo del tutto unico. È un mix perfetto di sfida e drammaticità, e rappresenta una conclusione appropriata del gioco. Bene ragazzi, anche per oggi questo video finisce qui. Come sempre vi invito a seguire la nuova pagina Facebook Crash Bandicoot Zone, la pagina italiana, di seguire la pagina Instagram Crash Bandicoot Zone e di visitare il sito ufficiale crashzone.forumcommunity.net. Abbiamo anche un canale Telegram, vi basterà cercare Crash Bandicoot Zone e troverete due canali, il canale gruppo ed il canale news. Noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video, statemi bene e come sempre, viva Crash Bandicoot!